Voglio iniziare questo video, però ci sto un attimo decidendo queste cazzo di 5 scarpe, perché ne ho così tante belle, cioè, che non so quale scegliere, solo 5. Porca di una puttana. Quindi decido un attimo queste 5 sneakers e torno da voi. Ragazzi, bentornati sul mio canale. Ce l'ho fatta a decidere. Adesso c'è un po' un casino in camera, però ho deciso. Nel video di oggi vi farò vedere. Ah, aspetta, vedi che lì ci sono due buchi? Zio cane. Andiamo un attimo a coprirli e poi sono subito da voi. Ragazzi, insomma. Copriamo anche questo. Ok. Ci siamo? Sì. Nel video di oggi vi andrò a mostrare le mie top 5 sneakers per quest'estate. Io sono sempre una di quelle persone che durante l'inverno, durante comunque la primavera, va sempre a pensare, cazzo, ma che sneakers mi compro per quest'estate? Non so perché, ma ho sta fissa, ma già da tanto tempo, e poi metto sempre le solite. Infatti, ora io vi faccio vedere queste 5. Vi farò vedere anche poi alternative molto meno costose, che alla fine sono anche quelle che indosso di più, perché non è che indosso sempre la sneakers della vita d'estate, cioè nel senso perché è una cosa molto easy, vuoi uscire con gli amici, non vuoi avere problemi, se poi vuoi andare a ballare o vuoi andare comunque a spaccarti, che ci sta, perché comunque dopo questi 2 anni di Covid, chi non ha voglia di divertirsi, ti metti una sneakers molto easy, senza cazzi, perché se poi ti fai il giro la sera e poi con gli amici volete andare a ballare, mi sa che questa non è una delle alternative migliori. Comunque, partiamo subito con la mia top 5 sneakers per quest'estate. Una ve l'ho già fatta vedere, che è questa, che è la mia scarpa preferita in assoluto, insieme alla Yeezy 2 Pure Platinum, che è questo box qua. Niente, cioè nel senso non sto ad aggiungere altro, una scarpa molto molto comoda, sta bene con tutto, se vuoi metterti anche un pantalone lungo, una maglietta a maniche corte, la metti. Non aggiungo troppo perché già la conoscerete, per chi mi segue sia su Instagram che su YouTube, non voglio fare altre menate sulla Mars Yard, chissà sa. Comunque, scarpa della vita, bellissima. Comunque niente, scarpa perfetta per l'estate, infatti l'anno scorso non l'ho usata troppo perché avevo un po' paura, quest'estate sinceramente sti cazzi, le cose sono fatte per usare. La Ferrari non si tiene in garage, porca di una troia. Passiamo alla prossima sneakers che vi voglio mostrare. E praticamente stiamo andando dalla più costosa, che è la Mars Yard. Passiamo a questa, che è la Air Presto delle The Tendy Off-White, la OG, che ho ripreso quest'anno. C'è stato un po' un travaglio difficile. Ho dato via il mio 12 US, ho ripreso l'11. La gente sembrava, si sentiva un po' presa in giro perché ho fatto un video tutto dedicato dove ho dato via uno dei miei Grail. Che comunque questa è veramente una scarpa pazzesca. È una delle mie preferite, è la mia preferita delle The Ten. E niente, scarpa comodissima. Questa qui potrei metterla tranquillamente anche a far serata perché è anche bella abitata questa scarpa. Cioè, nel senso, usata questa scarpa mi piace molto di più rispetto al nuovo, perfetto. Quindi questa qui è la Presto di Off-White, è una runner, quindi nel senso nella categoria runner, perché comunque è sempre una Presto, potreste mettere tranquillamente magari anche la React, è una scarpa che io uso molto d'estate. E quindi nulla, questa qui è la seconda scarpa che avrò nella mia rotation estiva quest'estate. Passiamo alla terza sneakers che avrò nella mia rotation estiva, che si tratta della New Balance 2002R Saleh Bembury, quindi la OG. Bellissima, questa qui è veramente pazzesca, l'ho preso anche a resell perché mi piaceva talmente tanto che ho voluto prenderla a resell. Secondo me questa qui è stata una delle migliori sneakers del 2020 insieme alla Jordan 4 di Off-White. Io non avevo mai provato questo modello di New Balance, devo dire che è comodissimo. Tra l'altro adesso è uscita anche la seconda colorazione di questo modello, della collaborazione tra Saleh Bembury e New Balance. Molto carina, ma preferisco di gran lunga questa colorazione qui, anche perché l'arancione e il rosso sono tra i miei colori preferiti. Niente da dire, comodissima, la userò molto quest'estate. Vediamo in realtà quanto la userò, perché come vi ho detto poi alla fine del video vi farò vedere quelle che uso veramente, perché si vede, perché questa qui, ragazzi, come potete vedere, è praticamente nuova. L'ho già usata, ma è nuova. Passiamo alla quarta sneakers che avrò nella mia rotation quest'estate e che metterò molto questa, che è la New Balance 550 Emilion d'Or. Io di questo modello mi sono follemente innamorato, la metto tantissimo. Infatti l'altro modello, che è la colorazione rossa del primo drop di Emilion d'Or, che è questa qui, questa colorazione qua, l'ho messa veramente tanto, infatti è abbastanza usata, abitata, no, perché comunque la tratto bene, però del modello 550, soprattutto con le colorazioni che fa Emilion d'Or, mi sono totalmente innamorato, infatti le metto tantissimo. Questa qui me l'hanno data, quindi non l'ho pagata fortunatamente, questa qui l'ho pagata a resella, quanto va, circa sui 350, 360, una roba del genere. Sono molto soddisfatto di aver preso questa scarpa anche a resella, l'ho pagata un po', ma è assolutamente la mia preferita tra tutte quelle che sono mai uscite anche di Emilion d'Or. La mia seconda preferita
preferita era quella tutta verde, però questa qui con questo tocco giallino molto light, veramente pazzesca. Spesso su Instagram molti ragazzi mi chiedono come veste. Io ho preso un 10,5 US, quindi 44,5. Questa qui veste leggermente grande, infatti io solitamente sono 45, delle 5,50 vesto 0,5 in meno, quindi 44,5. E niente, totalmente soddisfatto di averla nella collezione, potrebbe essere già nelle mie top 3 delle scarpe del 2021, perché secondo me è assurda, cioè a me piace moltissimo. Poi magari ad alcuni potrà sembrare che esagero, ma è una scarpa che veramente mi piace moltissimo. Passando all'ultima sneakers, che tra l'altro è anche l'ultima scarpa che ho acquistato, la Jordan 1 Low Neutral Grey. Siccome le Jordan 1 d'estate faccio un po' fatica a mettere con lo shorts, non sono proprio fan, super fan della Jordan 1 alta con lo shorts, molto molto americano. Infatti questa Jordan 1 Low è perfetta. Io la scorsa estate usavo la Jordan 1 Low di Travis Scott, mi sono trovato benissimo. Poi ovviamente, poi per varie vicissitudini, le scarpe di Travis le ho date principalmente quasi tutte via, anche perché mi stanno un po' troppo pesanti addosso, nel senso le scarpe di Travis Scott adesso è come, non so, le Off-White, un po' too much. Ho tenuto solo quelle che mi piacciono di più. E niente, questa qui è una scarpa secondo me perfetta per l'estate, se ne state cercando una per non avere la solita Air Force 1, la solita Stan Smith, la solita, non so, Reebok, le classiche comunque che vanno. Se volete un qualcosa di diverso, questa Jordan 1 Neutral Grey, veramente pazzesca. Non va neanche troppo a resell, quindi se magari la volete, datevi una sorta di mossa, perché magari poi sale, non si sa. La roba che mi ha fatto incazzare quando ho preso sta scarpa, e ho detto, se avessero fatto il modello alto che è uscito quest'inverno con gli stessi materiali di questa Jordan 1 Low, sarebbe stata tranquillamente la scarpa del 2020. L'hanno rovinata, cioè fa veramente cagare. E sto parlando di questa qua. Questo qui ovviamente è il modello low di questa scarpa qui, con lo shape dell'85. Se l'avessero fatta con i materiali di questa qui, sarebbe stata tranquillamente la scarpa del 2020. Era strattesa e hanno ben deciso di farci questi materiali di merda, che io ho cercato un po' di difenderla perché comunque l'ho pagata a resell. È una scarpa che attendevo da tantissimo, ma cioè i materiali fanno abbastanza ridere. Gli avessero messo gli stessi materiali che ha questo Jordan 1 Low, sarebbe stato totalmente un'altra cosa. Infatti io non l'ho mai messa, la tengo principalmente per, non so, per collezione, perché darla via, non voglio darla via perché mi piace moltissimo, però mi fa girare i coglioni che l'abbiano fatta veramente con dei materiali imbarazzanti. Questa qui molto molto meglio. Se volete questa alternativa, ve la consiglio rispetto a questa. Se vi piace AI, vi dovete far andare bene la 1 Low, perché è molto meglio, ragazzi, fidatevi. Rispetto a spendere 400 euro per questa o massimo 200 per questa, è molto meglio la Low. Tra l'altro io l'ho presa tranquillamente a retail da Slam Jam Milano. Sono entrato, avevano il mio numero, bellissimo prendere scarpe così, è da tanto che non lo facevo, che entravo, me la provavo tranquillo, sereno, senza raffle, senza coda, senza gente che si ammazza fuori dal negozio, bellissimo. Quindi quelle che vi ho fatto vedere adesso sono principalmente le 5 sneakers che io indosserò maggiormente quest'estate. Però ovviamente vi voglio far vedere anche delle alternative un po' più cheap, un po' più accessibili, perché qua ovviamente, perché tra queste alternative, lo so molto bene, togliendo la Jordan 1 Neutral Grey, sono comunque scarpe che costicchiano un po' a livello di resell. E quindi vi volevo far vedere un po' delle alternative un po' più cheap e accessibili a tutti, che poi tra l'altro sono anche quelle che io metto maggiormente. Quindi non è che vi, diciamo, vi sto facendo vedere roba che non metto, anzi adesso lo vedrete il perché. Una sneakers che io, ragazzi, vi consiglio, molti lo sapranno già per chi mi segue su Instagram, è la Stan Smith. Io mi trovo veramente benissimo. Questi qui sono principalmente il modello in collaborazione con Raf Simons. Ne ho tre paia di tutte le gradazioni per tutte le occasioni. Questo qui nero è l'ultimo che ho preso, e per come vedete qui le indosso tantissimo, cioè si vede quanto sono usate, sono tutte rigate, distrutte, le metto in ogni occasione. Ovviamente io vi faccio vedere queste qui di Raf Simons, ma anche la Stan Smith normale va benissimo, e con 60-70 euro, perché tanto adesso ci sono i summer sale, le trovate scontate. Mi piace molto di più rispetto alle Air Force, perché rimane molto più stretta, quindi anche se la vuoi mettere con un pantalone skinny o un pantalone largo sta sempre bene, mentre l'Air Force One, come l'ho detto diverse volte, io avendo un 45, se voglio mettermi un pantalone un po' più skinny con l'Air Force 1 molto enorme non è che mi piace molto. Quindi una scarpa a livello di beater estiva che vi consiglio è la Stan Smith, secondo me è molto molto figa. Un'altra scarpa che vi voglio far vedere è la Vans Slip-On LX, presa recentemente su Luisa via Roma per tipo 60 euro. Non mi ricordavo nemmeno se potesse comprare scarpe con 60 euro, che ormai siamo abituati ai retail che fanno, che sono sempre dai 150 in su. Pensavo che esistessero ancora scarpe sui 60 euro. Mi sto trovando veramente benissimo. Avevo nostalgia perché io 3 o 4 anni fa mettevo solo Vans, avevo tipo 6-7 paia di Vans tutte distrutte, le giravo, avevo le Sky High, avevo le Old School, avevo le Slip-On, avevo le New Era, avevo mille modelli che mettevo solo quelle, e mi è tornata un po' la nostalgia, ho detto ciao, ricompriamole. Infatti adesso capisco
capito il motivo, perché le mettevo veramente tanto, perché sono una scarpa go to. Non mi piace molto con lo shorts, perché sembri un tedesco, questo modello qui, però con un pantalone sopra largo che ci cade, come vedete questa foto qui, che ho messo su Instagram, secondo me pazzesche, cioè stanno veramente veramente bene. E con una sessantina di euro, se non c'è lo sconto 70-75, ve la portate a casa, ed è una scarpa che secondo me tranquillamente tutta l'estate, per tutte le occasioni, è perfetta. Ovviamente con un pantalone lungo, questo modello qui. Poi invece c'è la Old School e la Sky High, che si possono mettere con tutto, anche con lo shorts standardio. Un'altra scarpa che vi voglio far vedere è una New Balance, la 990 versione 5, che io ho usato moltissimo, soprattutto la scorsa estate, anche questa, che niente, è anche questa una go-to. Questa qui ha un retail un po' più alto, mi pare sui 180-200 euro, però in qualche store sicuramente scontata, secondo me, si potrà trovare, perché non è un modello limitato altro, anzi. Quindi niente, queste qui sono altre tre sneakers che vi consiglio da usare quest'estate, sono le alternative un po' cheap che vi volevo far vedere. Queste qui sono le alternative un po' più accessibili a tutti, che si possono trovare tranquillamente nei vari sneaker store, nei vari retailer, e che tutti possono prendere. Ragazzi, per il video di oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto o vi sia anche tornato utile, ancora meglio. Noi ci vediamo al prossimo video, ricordate di seguirmi su Instagram e di iscrivervi al canale YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video, sante! In my earlobe got 2 carats, VVS.